La sponsorizzazione che vi ha pagato di più. Chi è il peggior youtuber? Se potessi tornare indietro con una delle tue ex, chi sarebbe? Ragazzi, il mio consiglio è di vedere il video fino alla fine, perché più andiamo avanti e peggio è, capite a me? E inoltre 20.000 like e faremo lo stesso video ma con le domande più hot. Quindi buona visione! Ragazzi, questo è il primo video del 2021, tanti auguri a tutti. Io saluto Alberto05 Love of Fortnite, bella bro. E io saluto Angelica Midalti. Allora, per restare in tema di primo video dell'anno e di festeggiamenti, oggi abbiamo deciso di fare verità o baby. Però oggi non siamo soli, ma siamo con i nostri due migliori amici, cioè Al, il mio amico vecchio di vecchia data. Ecco. Quindi i nostri due amici, ovviamente avete tutti quanti capito di cosa si tratta, ma non vogliamo prendere il bollino giallo. Berremo queste due fantastiche scivolizie magiche e abbiamo anche del succo di frutta. Domenico ci ha scritto delle domande che andremo a leggere in modo casuale, perché ce le inviate su WhatsApp dato che non ci possiamo vedere, e iniziamo subito. Ricordo a tutti che io non sono molto amica con Al e con Cole. Esattamente. Non mi piacciono come amici. No, a me non dispiacciono, però vi ricordo che non sono dei buoni amici, quindi state alla larga se non siete grandi. Una tu e una io. Secondo me puoi già riempire i bicchieri. Perché? Qual è la peggiore sponsorizzazione fatta? Ragazzi, non si può rispondere a questa domanda. Potete capire perché? Perché se abbiamo fatto una sponsorizzazione, che puzza! Ovviamente non si può poi parlarne male. Anche se, sincero, vi devo dire la verità, non sono rimasto deluso dalle sponsorizzazioni, perché di certo le scelgo per bene. Quindi almeno, però non possiamo parlare male. Quindi alla salute, Graziana, è il primo. Ma no, è brutto. Ragazzi, io, per chi mi segue da poco tempo, non sa che tanti anni fa sull'altro canale io e il mio amico Domenico facevamo delle challenge con questi due nostri amici, ed erano challenge spettacolari. Un giorno potremo rifarla se volete. Prendo a caso, eh? A caso. Vai! Ma che domande? Hai mai ricevuto? Voglio dirlo senza prendere brutti bollini su sto video. Delle foto da un'altra persona che in quel momento aveva molto caldo e quindi i vestiti li aveva appoggiati sul termosifone. Sì. Spesso arrivano. Non li conosco, spesso arrivano in direct i messaggi così. E io blocco. Io bevo. Non preferisco non rispondere a questa domanda. Alla salute con il mio amico Al. Ti brillano gli occhi già. Sono contento. Quest'anno inizia col botto. In testa il botto. Quanti soldi hai fatto questo mese con YouTube? Ma che palle! E dai, ma adesso rispondere a niente, ragazzi, non posso rispondere. Ma che faccio? Io rispondo per te. No, non puoi rispondere neanche tu, ragazzi, perché ovviamente noi siamo un partner con una partner di YouTube e non possiamo rivelare il guadagno, anche se vi ho detto su Instagram che vi posso assicurare che non è come dicono tutti gli altri. Con YouTube si guadagna anche abbastanza, per fortuna. Quindi almeno questo ve lo posso dire, però il guadagno. Mamma! Guarda la fortuna tua. Ma me la fanno fai cadere Al. No! Per la prossima volta faremo Aldo, Giovanni e Giacomo. Questo è Giacomino. Sì. Sento un calore. Tu lo sai. Buongiorno, benvenuti nel mondo dei grandi. Quando è stata l'ultima volta che hai fumato? Io posso rispondere tranquillamente. Non ricordo se l'ultima volta è stato quando sono stato ad Amsterdam, perché ho provato un po' così, oppure quando ho registrato il video dove facevo lo scherzo a Graziana che fumavo. Scusa, ma tu non fumi, perché sei bevendo? Ma quanto sei sicuro? Ho sbagliato, sbaglio, non lo faccio apposta. Ma che sei bevendo? No, ragazzi, non fuma Graziana, perché no. Sta sempre con me, lo sento, a me fa schifo il sapore del fumo, diciamo l'odore, però non capisco quando è successo. Ho fatto un grande errore. Giù, 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 giù. Sì!
Vuoi un po' di Giacomino? Niente Giacomino? Niente Giacomino. Andiamo avanti! Hai mentito al tuo partner su dove fossi? E ho anche messo la coniugazione giusta, perché Domenico ha sbagliato. Sì. Tipo quando ho fatto i regali di Natale, dove stai a casa, sul divano, per me, invece non ci metti. È la prima che non bevo forse, Ok, no, nemmeno io bevo, perché le ho sempre detto. Poi faccio continuazione, rinvio foto, audio, video, quindi... Vabbè, sì, sei stata brava. Tocca a me! La sponsorizzazione che vi ha pagato di più, dov'è? La devi finire, non posso rispondere a questa domanda, mannaggia la miseria. Dov'è che vuole che faccia tanta conoscenza con i nostri due amichetti qua? Non è possibile, non... Basta! La faccia tua! Sull'iPhone! Il mio iPhone, no! La tua magic! Gigi. So che a voi piace. Ragazzi, oggi è, per noi è capodanno, quindi bisogna sorridere. Non trovo la domanda. Vai! A caso che vai? Chi è il peggior youtuber? Ma che conosco. Raga, io non voglio fare dissi. Io volendo posso rispondere. Tu fai ciò che vuoi, ma io non voglio fare dissi. Però non rispondo. Che vuoi dire? Non è che devi dire quello dell'altra volta. Ma poi ti dicevo la zitta. Se non me lo rispondere, che l'altra volta è successo il bordello. Quindi niente. Povero Val, ragazzi. Sto facendo una brutta fine. Vabbè. Questa è tutta colpa di Domenico che ci mette queste domande. Vai. Giacomino. Salva la situazione. No, ma là c'è già una bicchiere. Mannaggia la miseria. Fa proprio c***o. Nuova domanda. Hai mai mentito dicendo che ci... Hai mai mentito dicendo che ti piaceva un regalo del tuo partner? Vai, tanto già sta, vai. No. La verità devi dire, non è che dici le bugie. La verità. Verità o baby si chiama il video. Io lo sapevo. Tutti i regali che gli faccio li fanno. Non è vero. Non lo so perché. Quello è mio. E perché se ne... È pure tu. Che c'entra? Me lo ricordo. Questo è il video più ignorante che vedete sul nostro canale del 2021. Che schifo, e spero l'ultimo. Sta partendo, ragazzi, che cos'è la scoteca? E che cos'è la scoteca? Sulle mani, signore Limoni! Signore Limoni, signora! Prendi un po' di meme sulla faccia di Graziana. Chi l'ha letto questo? Tu, qua, le regalo. Se potessi tornare indietro con una delle tue ex, chi sarebbe? Rispondi. Perché non mi rispondi? Non ride, non si ride. Signore Limoni! Allora, io posso dire che tu, in quanto mio ex, tornerei con te. Non vale! Allora non tornare con nessuno. Perché si poteva rispondere anche così? Beh, non è venuta questa risposta da darti, sennò io non con nessuno. Ma io pensavo che fosse obbligatorio, cioè... Ma se non vuoi tornare con nessuno, scusami! Ma pensavo che se proprio devi scegliere, capito? Allora, no, vabbè. Sento che ti stai arrampicando sugli specchi. Sento proprio... Signore Limoni! Il polpo! Scusa, ma come è possibile che non ho bevuto... tutto così tanto sta ancora qua? Perché Ale è magico. Hai mortacci tu. Oh, la
testa sta, sta la signora la testa che fa che cos'è la scoteca? Così sta. Perché non fate molte collaborazioni? Allora, qua posso rispondere già bene, questa è la prima domanda. Allora, con le persone, perché io voglio fare collaborazioni soltanto con le persone che mi stanno simpatiche, quindi non è che vado a tutti e chiederei vuoi fare un video con me, mi deve stare molto simpatico prima. Quindi con le pubblicità anche loro mi devono stare molto simpatici, quindi mi devono proprio piacere, altrimenti non li faccio, perché mi scrivono tutti i giorni sponsorizza, io faccio no. Cioè non è che no, ci mettiamo a sponsorizzare i detersivi no. Dei piatti. Esatto. Ma domani provai no. Di chi è l'ultimo messaggio in DM? Di cosa avete parlato? Io ho parlato con un fan, l'ultimo messaggio in DM. Con un mio amico di università. Ah, di cosa? Scusate. Ah, di cosa? Niente, a me ha scritto per favore bevi, mi saluti. Ciao, bello. Ah, perché io avevo messo come messaggio, tanto questa scena la so già che la taglieremo. Sì. Nome dello youtuber con cui non vorresti più collaborare. No, ragazzi, abbiamo collaborato soltanto con i Weedy. Tu sei proprio... No. I Weedy, ZW Jackson, mi pare, su suo canale. E a me piacciono tutti e due. Sì, mi sono simpatici. Cioè, tre, ci sono simpatici. Sì, vabbè, tutte e tre, quindi per me va bene così, no problem. Con quali delle mie amiche vorresti uscire? Ma vale anche per me. Certo. Ma si dice però. Pare brutto, poi la guarderà con occhi diversi. Ma i tuoi amici sono i miei amici? Appunto, non rispondere a loro. Non mi piace, cioè, sono i miei amici. Tocca a me. Sei mai stato su un sito di incontri? Che video. Che c'è da ridere? Dunque no. Io sì. Come io? Tanto devo fare, su Tinder ho provato. E sei scemo? Sì, è vero, tante. Ma quando, scusa? Tanto tempo fa. Mi dici l'anno? Non mi ricordo. E cioè, ragazzi, le domande qui domenica si è rotto le p***e finite evidentemente, non lo so che dire. Il nostro amico Cole, qui, è triste perché non abbiamo usufruito di lui, quindi si è arrivato a 20.000 like, ragazzi. A 20.000 like! Il nostro amico Cole verrà utilizzato e risponderemo alle domande più hot! Sport! Risponderemo alle domande hot utilizzando il nostro amico Cole! 20.000 like, ragazzi! Grazie per essere stati qui con noi con il primo video del 2021! Abbassate il volume, ragazzi. Ciao ragazzi, vi voglio bene, viva la Yas Family!